Devo dire che è stato emozionante anche vedere soprattutto questo monumento che hanno fatto per mio padre. D'altra parte, se tu hai scritto Casoria, nei tuoi documenti ti rimane sempre. Figlia primogenita del generale dei carabinieri e vittima della mafia Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rita è tornata ieri nella sua Casoria. Qui nacque prima che il padre fosse trasferito dal comando della locale compagnia a quello delle forze di repressione del banditismo in Sicilia. La celebre giornalista e conduttrice televisiva non ha nascosto la commozione nel vedere per la prima volta, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, il generale Enrico Scandone, e di diverse autorità politiche e istituzionali, l'opera d'arte dedicata al genitore. Sono poche le cose che ti commuovano oggi, perché stiamo vivendo un mondo dove ci abituano a tutto, no? E però vedere, a parte che è bellissimo il significato di quella statua. Me l'hanno spiegato, di quel monumento, me l'hanno spiegato, ed è un proiettile che non ferma la vita e va dritto verso il sole. Bellissimo. Subito dopo l'omaggio, si è poi avuta nell'istituto Padre Ludovico da Casoria, adiacente alla caserma, la presentazione del libro Senza riserve, opera autobiografica del senatore e già ministro Vincenzo Spadafora. L'onorevole, accompagnato sul palco anche dall'attrice Rosalia Porcaro, ha raccontato ai cittadini e amici presenti il percorso che l'ha avvicinato alla politica, tra aneddoti sulla sua infanzia vissuta proprio su questo territorio e sfide affrontate come presidente dell'UNICEF e garante per l'infanzia. La presentazione è stata anche l'occasione, ha detto l'esponente dei 5 Stelle, per ribadire il sostegno alle forze dell'ordine impegnate notte e giorno nel contrasto alla Loro criminalità. stanno facendo delle operazioni in queste settimane importanti e la politica lo deve fare dando il buon esempio ai giovani. Quindi oggi per noi è anche un'occasione proprio per parlare di legalità alle persone più giovani e a tutta la cittadinanza.